I asked him to resign. Calderoli se ne deve andare. Enrico Letta da Londra è categorico. Intervistato dalla star della CNN, Christiana Manpour, il Presidente del Consiglio ribadisce la sua posizione sul caso del vicepresidente leghista del Senato e sui suoi insulti alla ministra Cécile Kyenge. Per l'Italia è stato uno shock, una vergogna, dice Letta, che ripete: ho chiesto a Calderoli le dimissioni. Dimissioni che a quanto pare l'esponente leghista è ben lontano da considerare. Ha chiesto scusa alla Kyenge e le ha offerto un mazzo di fiori per averla paragonata in un comizio ad un orango, ma di lasciare l'incarico non vuol sentir parlare. Anche se adesso gli insulti da caso politico sono diventati anche oggetto di indagine penale. La procura di Bergamo, infatti, su esposto del Codacons, ha aperto un fascicolo per diffamazione aggravata da odio razziale nei confronti dell'esponente della Lega, che proprio in un comizio nella bassa bergamasca aveva pronunciato la frase incriminata. Calderoli può comunque contare sulla solidarietà del segretario di partito e governatore della regione Lombardia, Roberto Maroni, che Letta aveva definito correo per gli insulti. Non diciamo stupidaggine alla replica di Maroni al presidente del Consiglio. Per me la questione è chiusa, dice Maroni. Calderoli si è scusato e Letta farebbe meglio occuparsi di altre cose, come il caso Kazako, visto che la questione riguarda il Senato e non il governo.